tra le vie di Barga Vecchia è andato in scena il Barga Jazz, che con la musica travolgente della Large Street Band ha fatto ballare giovani e meno giovani. Barga Jazz è una delle manifestazioni musicali scelte dalla regione toscana per lanciare Fatti una storia, la nuova campagna per far conoscere ad un pubblico sempre maggiore di ragazzi gli interventi finanziati con il Fondo Sociale Europeo e l'opportunità di Giovani Sì, il progetto della regione toscana per l'autonomia dei giovani. Queste che vedete nelle immagini sono le cartoline informative distribuite in occasione del Barga Jazz, mentre questo è lo spot proiettato dopo il concerto itinerante della Large Street Band. Il giovane protagonista si sveglia e una voce lo invita a correre al computer per dare un'occhiata alle proposte di Giovani Sì, per cominciare così a costruirsi un futuro. Lo conoscevi il progetto Giovani Sì della Regione Toscana? No, non lo conoscevo. Ho visto i volantini qua al Barga Jazz. Ne sono venuta a conoscenza oggi qui a Barga Jazz. Mi sembra un bel progetto, lo vedo molto interessante per i giovani. Penso che sia importante perché offre un'opportunità di lavoro, di esperienza anche attraverso tirocini. È un aiuto per i giovani a trovare una sistemazione, un posto di lavoro. Ognuno dovrebbe andare magari sul sito, ci andrò anch'io a vedere di cosa si parla, così mi informo meglio, perché sembra una cosa interessante, via. Barga Jazz offre concerti in teatro e all'aperto nelle piazze del centro storico, ospitando grandi nomi del jazz come Maurizio Gianmarco e Curto Rosenvinck. È una giornata che facciamo per le piazze proprio per portare in giro questa musica, non solo chiuderci nei teatri per fare concerti, ma anche portarla nelle piazze. Però anche di fare delle cose dedicate ai giovani. I gruppi che si esibiscono oggi sono tutti provenienti dai conservatori di Rovigo, conservatorio di Adria e da Siena Jazz University, quindi sono giovani ma molto talentuosi a cui abbiamo deciso di dare spazio. La campagna Fatti una storia punta a incoraggiare i giovani a conquistare l'indipendenza, a valorizzare i loro talenti e a costruire un progetto di vita professionale. Da ottobre a dicembre il veicolo della campagna di comunicazione della Regione Toscana sarà il Rock Contest, il più prestigioso talent scouting d'Italia.